Eccoci! Ecco, questo è il fatto del polmone. Il polmone, per quanto piccolo che fa, viene sempre grande. Se avete problemi di ospiti che magari volete fare molto eleganti, prendete una forbice, pezzo per volta e li tagliate. Cotti? Già che Cotti, sono così è cotti. facilissimo. Faccio un esempio, guarda, se tu prendi la forbice, ce l'ho, però è chiaro che dopo devi pulirla bene perché con il calore del cibo l'umidità può rovinare la forbice. Prendi così, zac. Così vengono un po' più Così lo fa più piccolini. eleganti. Io pure l'ho tagliati piccoli perché poi che succede? Siccome era congelato, quando è semicongelato si taglia meglio, eh? Ah, hai capito? Vabbè. Cioè, Certo, se vuoi fare i pezzettini un po' se più c'hai degli piccoli. ospiti, allora abbiamo messo, mettiamo adesso, vedi che c'è tanta acqua, poi metti la zucca gialla e butti pure i fagioli che insomma potrebbero ancora Sempre aspettare. fagioli di che tipo sono migliori i cannellini? Cannellini, no, non è che sono Alternative? usati, noi usavamo i cannelloni perché i borlotti non l'ho mai visti. Quelli grandi di Spagna, i Corona, sono troppo grossi per questo Ok. tipo di piatto. Questo è un piatto che tu gli metti carne con un po' di fagioli, con la patata dentro. Ecco fatto. Come al solito, senza patate perché ci vuole. Alternative di carne che si possono usare in Allora, questo piatto? le carni che vanno bene per questo piatto sono le carni l'integrone. Quindi Ah. trippa, 100 foglie si chiama. Cuore, polmone, intestino tenue, questi sono fondamentali. Fegato no, Non lo non si cucina fegato. qua, no. Fegato si fa in amciua. Quindi questa qui erano così. Poi c'hai i pezzi di carne, con la carne con, diciamo, con un pochino di ce la metti insieme. Puoi anche fare questo piatto solo con la carne. Pezzetti di carne che cuociono dentro con la zucca gialla. La zucca è un'azione antinfiammatoria, eh? Poi c'ha le fibre, pulisce Questo è un tipo di tutto. piatto d'invernale. Questo è un piatto invernale, perché la Invernale. zucca nasce in autunno, ti ricordi sempre dello scernacchio che si comincia qua, e ce l'hai tutto l'inverno. Quindi è un piatto che si accompagna così. Quindi la zucca gialla si mangia da noi o così, con carne. Con pollo no, perché il pollo non è infiammante. Questo con la carne, ma col pollo non si fa mai. Quindi loro fanno con l'interiora, con la carne bella impegnati con punta di petto, polpa sostenuta, io l'ho fatta con queste fettine perché avevo solo queste Ma sono stasera, buone ok? queste. E non si fa con l'agnello, assolutamente, l'agnello c'ha poche cucine, poi ne parleremo. E Mi ha chiaro, detto non col fegato. no, il fegato mai, il fegato si cucina in ciuma. Che Solo un ciuman. io mi ricordo adesso in questo momento sono in ciuma, il ciuma è il piatto del fegato. Stiamo parlando del fegato di manzo. Fegato. Vitellone, manzo, sì, la vitella non si mangiava, Ok. la vitella Ah, la mangiava qui in vedi, vedi. Italia. Allora adesso abbassiamo un po' il fuoco e lasciamo che il tutto Riposo ristori. un attimo. Pausa. Sì.